Un taglio del nastro che simboleggia il lento ritorno alla normalità dopo 2 anni di pandemia, quello fatto questa mattina dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, per inaugurare la tradizionale fiera agricola di casalinghi e di piante ornamentali di San Giuseppe, alle spalle dello stadio Ciro Vigorito, nella zona di Santa Colomba. Un appuntamento decennale che mancava dal 2019. Bisogna sempre essere vincolata alla speranza, qua ci sono tanti attrattori di speranza e attratti alla speranza per il futuro. A loro, come cittadini di Benevento, quelli fuori provincia verranno qua, tanti che sono arrivati fin qua, il nostro augurio di buona vita economica e sociale a tutti. Un segno di speranza per l'economia cittadina e non solo, sono infatti tanti gli espositori che hanno aderito alla fiera. Ripartiamo e ripartiamo alla grande, la fiera di San Giuseppe ha un impatto sulla città importante, una fiera storica, ne abbiamo sentito la mancanza per questi ultimi 2 anni. Soddisfatto anche l'assessore alle attività produttive. L'auspicio alla normalità, l'auspicio alla ripresa economica di questa città, l'auspicio a fare in modo che sul piano commerciale si possa dare di nuovo impulso. La fiera resterà aperta al pubblico oggi, domani e domenica dalle 9 alle 19.30 ed è stata organizzata in tempi record dal Comune di Benevento per accogliere oltre 120 espositori. Un obiettivo voluto dall'amministrazione in carica che come tecnostruttura abbiamo assecondato, ovviamente con degli sforzi notevoli perché naturalmente come al solito abbiamo difficoltà di bilancio.